Ciao, cos'è più importante, il tuo sentire o la tua conoscenza? Beh, in molti mi direte la conoscenza, tutto quello che ho studiato e imparato. Quello che ti dico è questo: tieni conto che l'essere umano, quando anche scrive un libro, quando comunica con te, ha comunque una visione limitata del tutto. Anche perché il tutto, beh, non si può descrivere così facilmente. Con la Divine Connection tu hai l'opportunità di sperimentare questo tutto, di sperimentare questa connessione, questa sensazione che è impossibile descrivere se non dicendo, beh, sei connesso col divino, mi sento da Dio. Ecco, questo è quello che tu puoi dire per descriverlo. Quello che io ti suggerisco di fare è sempre di fare sperimentazione. Perché? Perché la conoscenza che tu acquisisci sono informazioni che tu memorizzi, che si basano su conoscenza tramandata, che possono essere vere, meno vere, possono essere perfette, meno perfette, e si basano sempre su qualcosa che qualcun altro ha scritto. Mentre se invece tu ti permetti di sentire, di fare le tue esperienze, beh, quello ha un valore aggiunto, perché ad esempio anche nella connessione con il divino, io te lo posso descrivere finché voglio, non arriverò mai a descrivere quello che tu potrai sperimentare. Perché? Perché comunque è una cosa molto personale, sia le parole che posso arrivare ad usare, non è detto che siano quelle che useresti tu per descrivere questa sensazione. E comunque il linguaggio è sempre qualcosa di limitato rispetto all'esperienza che tu puoi fare. In tante persone in passato mi chiedevano: dimmi che cosa devo leggere, che cosa devo imparare per connettermi con gli esseri di luce. E io tutte le volte dicevo: connettiti con gli esseri di luce, dopodiché potrai dire quali sono le cose perfette. Perché? Perché comunque intanto non ci sono dei protocolli rigidi, ci sono delle cose che ti possono aiutare. Ma poi anche quando tu vai a leggere, non so, i libri sugli angeli, ciascuna persona che li ha scritti ti descriverà la sua esperienza. E se ha i canali extrasensoriali aperti, questo scrittore ti descriverà l'essere di luce come lo vede, come lo sente, come lo percepisce. Magari lui lo vede in un modo completamente diverso da quello in cui tu potresti vederlo, sentirlo, percepirlo. E quindi che cosa vuol dire? Che la tua esperienza non ha valore? La tua esperienza ha molto valore perché è la tua esperienza. E quindi non è detto che la tua esperienza corrisponda a quella di qualcun altro. Magari avrà delle connotazioni molto particolari, magari il linguaggio proprio di connessione sarà differente e anche le immagini che tu potresti arrivare a vedere, le sensazioni che tu potresti arrivare a sentire, perché tu sei una persona diversa, con esperienze diverse e anche gli esseri di luce quando entrano in contatto con te si adattano un pochino alle tue informazioni, al tuo linguaggio, a quello che per te potrebbe essere accettato a tanti livelli. Quindi, che cos'è importante? Il sentire o la conoscenza? Allora, a me piace tantissimo leggere libri e ne leggo anche parecchi. Poi, quello che ti dico è che gli esseri di luce, tutte le volte che si vuole andare oltre a livello spirituale, difficilmente mi dicono di leggere qualcosa, mi dicono di fare esperienza, mi dicono di connettermi, mi dicono di ricevere le mie informazioni e non perché le mie siano meglio di quelle di qualcun altro, ma perché si basano proprio sull'esperienza che faccio e quindi acquisiscono un livello di verità differente. Oltre che se soprattutto tu metti da parte, non ti dico di non leggere, di non studiare ovviamente, ma ti dico di mettere da parte quello che tu hai appreso quando fai certi tipi di esperienza, perché in questo modo tu permetti alla tua esperienza di emergere e ti permetti di viverla e ti permetti di fare qualcosa che attraverso i libri tu non puoi fare, perché in genere i libri arrivano qui, a volte anche al cuore.
Ma quello che tu puoi fare veramente è incontrare la vita e fare la tua esperienza a tanti livelli ed è qualcosa che nient'altro potrà sostituire, anche perché questo ti permette di entrare in contatto con la tua verità. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti un like e se non ti sei ancora iscritto al gruppo Divine Connection su Facebook, fallo ora, così non perderai nessun contenuto. Un abbraccio di luce e a presto!